Katia Ricciarelli lascia la casa senza salutare Manila, Miriana, Sofì e le sorelle Selassie, con le quali da settimane i rapporti erano naufragati. Dopo la sua uscita Clarissa Selassie la attacca sui social, vaff asterisco 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 lo strega razzista. Katia Ricciarelli è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP dopo 5 mesi dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Un'avventura, quella della soprano, che si interrompe a meno di mese dalla fine dell'edizione più lunga della storia del reality. Una permanenza nella casa che non è passata affatto inosservata, considerate le plurime liti e discussioni con gli altri componenti della casa, così come le amicizie strette, ad esempio, con Giucas Casella e Soleil Sorge. Al momento dell'eliminazione Katia Ricciarelli ha infatti deciso di salutare solo alcuni dei concorrenti, non rivolgendo di fatto la parola a Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sofì e Alessandro, Lulu e Jessica Selassie. Se Sofì e Manila hanno voluto ugualmente salutarla prima che lei uscisse dalla casa, non è stato lo stesso per le altre, che si sono rifiutate di raggiungerla alla porta prima dell'uscita. Gesto che Signorini gli ha contestato come mancanza di rispetto nei suoi confronti. Mi sono prestata subito a fare tutto, ha detto Katia Ricciarelli una volta in studio. Ho lavato tanti piatti e l'ho fatto volentieri, mi sono prestato ai giochi dei ragazzi e ho scherzato con loro. Però ho fatto fatica, perché la convivenza con persone che non conosci è difficile. Negli stessi minuti Alfonso Signorini mostrava il posto di Clarissa Selassie che la mandava allegramente a quel paese, dandole della strega e razzista.